padre Lorenzo uscivamo dalla cappella dopo i vespri e mi disse vieni, vieni, e mi fece venire fino a qui e poi alzò il bastoncino verso il cielo e mi disse sai, lassù ci aspettano, ma lo disse con un sorriso così bello, con una certezza e con una gioia nel cuore che fece venire pure a me la gioia di dire veramente lassù ci aspettano, allora non abbiamo paura della morte perché c'è un'attesa lassù. Io sempre ringrazio padre Lorenzo per questa immagine così viva che mi ha lasciato nel cuore. Lo Spirito Santo ha sempre suscitato nella Chiesa nuovi carismi, rispondenti alle necessità di un'epoca, di un momento storico, scegliendo persone che possono con il loro impegno rispondere a questa chiamata. Il nostro personaggio, il cui carisma era l'educazione, la cura degli ultimi, è padre Lorenzo van den Herrenbeth, carmelitano. Lorenzo nasce a Roma il 3 maggio 1886. Battezzato nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma il 5 maggio 1886, riceve i nomi di Ettore, Pio, Mariano, Luigi. Ettore frequenta il collegio San Giuseppe de Merode di Roma, diretto dai fratelli delle scuole cristiane, dove erano già stati i suoi fratelli più grandi. Ettore però non aveva mai pensato di farsi prete, anzi, lui stesso racconta che un suo amico possedeva un mini altarino in miniatura con tutto l'occorrente per la messa e spesso andava a giocare con lui, ma non si divertiva affatto con quei santi giochi. Ettore, all'età di 20 anni, comincia il lungo cammino della scelta fondamentale della vita sacerdotale attraverso il processo di discernimento. Questo pensiero della vita religiosa venne sempre più rinforzandosi in me quando anche il confessore in San Leonardo, il parroco Kant, mi sconsigliò in tutti i casi di prendere una donna protestante, anche se fosse diventata cattolica, tanto per sposarsi. E qui incominciano di nuovo altri anni di lotte. Dove andare? In questo senso, Ettore non ha dubbi. La mia vita interiore diventava più potente e il pensiero di farmi religioso prendeva ancora più forti radici. Il tentativo con i gesuiti francesi era stato frustrato con la risposta negativa e allora mi rivolgo ai carmelitani. Non ebbi più alcuna esitazione, sarei entrato nei carmelitani, però per essere ammesso dovevo dare esami in latino, inglese e tedesco. Il 27 settembre 1906 Ettore è pronto per l'inizio del processo di formazione religiosa con il noviziato a Boxmeer, nella provincia germano-ollandica, e assume il nome di frate Lorenzo. Il 30 settembre 1907, al termine del noviziato, frate Lorenzo fa la professione semplice, dopo il periodo di esperienza e di prova. Come lui stesso conclude:
ho trascorso un santo noviziato. Dopo l'ordinazione nel 1915, consegue il dottorato in teologia nell'Università Gregoriana di Roma. Nell'anno 1922, quando si apre la missione carmelitana a Giava in Indonesia, animato da profondo spirito missionario, fa richiesta di esservi inviato, ma la sua domanda non viene accettata, poiché, essendo impegnato come professore, era necessaria la sua presenza a Roma. Padre Lorenzo ha voluto andare alle missioni che la provincia olandese stava aprendo in Indonesia negli anni 20 e non gli è stato permesso dai superiori e dunque ha voluto vivere quella dimensione missionaria proprio nella vita qua a Roma e perciò ha fondato questa congregazione che ecco appunto uno dei punti principali è la missione a Gentes. Padre Lorenzo era un uomo di profonda cultura, specie nell'approfondimento della Bibbia. Colpiva la sua precisione e la sua preparazione. Sono abbondanti le testimonianze che illuminano la figura di Padre Lorenzo come pastore e guida delle anime nel suo rapporto con il Papa, i superiori, i suoi compagni sacerdoti, il popolo di Dio e con i piccoli. Padre Lorenzo è una figura molto completa, molto ricca, piena di dimensioni e di aspetti da sottolineare. Io personalmente come priore generale dei Carmelitani sottolineerei innanzitutto il Carmelitano. Lui è stato un Carmelitano convinto, innamorato del nostro carisma e della nostra identità. Lui appartiene a una generazione di Carmelitani molto importante che ha avuto dei martiri, dei santi, dei professori, delle persone che hanno avuto un'influenza molto positiva nel Carmelo del secolo XX. Un uomo di Dio, un uomo profondamente di preghiera, un mistico, un vero mistico e allo stesso tempo lui era profondamente umano. È rimasta la sua presenza, è rimasta la sua storia, anche se sono passati tanti anni, perché lo spirito carmelitano è rimasto attraverso gli altri parroci, attraverso tutte le attività della parrocchia. Padre Lorenzo, da giovane ancora, è stato ricercato per essere guida spirituale non solo delle suore, ma dei laici e dei sacerdoti. Infatti, dal 1925 è stato il direttore spirituale di Madre Crocifissa Curcio e di una maggioranza delle novizie e delle suore della congregazione. Non solo della congregazione che ha fondato, ma anche delle altre congregazioni. Una laica che ha conosciuto Padre Lorenzo nel 1942, oltre a testimoniare che era un uomo veramente santo e che prega a lui chiedendo sua intercessione, testimonia. Ho avuto 6 figli in quel periodo difficile, soprattutto durante la guerra e nel dopoguerra. Padre Lorenzo era il mio direttore spirituale e lui mi ha insegnato un metodo naturale per non concepire tanti figli. Dai documenti, Padre Lorenzo emerge come un uomo profondamente innamorato di Dio. Riceve una grazia speciale e fa voto di fondare un terz'ordine regolare femminile per le missioni, perché i suoi compagni chiedono rinforzi nelle missioni, soprattutto sorelle che possano lavorare con la gente. Padre Lorenzo diceva, no, che noi missionari, quello che facciamo è continuare la missione di Gesù che è venuto tra noi per annunciare il regno di Dio. E lui diceva che non ha lo spirito di Dio non potrà mai comunicarlo agli altri. Nella lettera a Madre Crocifissa il 23 giugno 1924 Padre Lorenzo è molto chiaro. Da molto nutro il desiderio di fondare un terzo ordine regolare femminile per le missioni. Per le missioni intendo anche i paesi di emigrazione. Inserire nelle costituzioni la possibilità delle suore di essere inviate in missione. Nelle costituzioni non limitare le opere delle suore ad una specifica attività come la scuola, ma a tutti i lavori a cui devono adeguarsi i missionari.
Se lei unisse i suoi sforzi nobili al mio, il suo desiderio verrebbe esaudito. La nuova istituzione è il desiderio missionario della piccola Santa Teresa. Nelle missioni è necessaria la presenza di anime sante. Questo lavoro deve abbracciare il mondo intero, tutte le persone, anche gli indigeni. Il lavoro diventerà internazionale, come internazionale è la Chiesa di Dio. La risposta di Madre Crocifissa a questa lettera di Padre Lorenzo apre un dialogo che finirà solo con la morte. Mantengono un carteggio molto intenso per raggiungere la realizzazione dell'ideale tanto di Padre Lorenzo come di Madre Crocifissa. Il 28 giugno 1924 Madre Crocifissa accetta la proposta di Padre Lorenzo esprimendo grande gioia e commozione. Da queste lettere sono stati definiti da Padre Lorenzo le Costituzioni del 1925, il Direttorio, il Libro di Preghiere e il nome dell'Istituto. L'Istituto sarà chiamato Suor Teresa di Gesù Bambino. Già dal nome della congregazione l'aspetto missionario è fondamentale. Poi il fatto di mettere la congregazione sotto la protezione, sotto l'intercessione di Santa Teresa del Bambino Gesù, che come tutti sapete è la protettrice delle missioni. Dunque lui, come è successo un po' con un altro grande carmelitano del secolo XX, il padre Tito Brandsma, il beato Tito Brandsma, che ha voluto andare proprio nelle stesse missioni e non le è stato permesso, e ha fatto il missionario proprio da qua. Dunque sono figure che hanno vissuto questa dimensione missionaria dell'ordine del Carmelo in questa società nostra, il padre Lorenzo creando questa congregazione che ha fatto un ottimo lavoro missionario e che ancora sta facendo un ottimo lavoro missionario in diversi paesi del mondo. Siamo in 12 comunità, siamo a Brasilia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Bahia. La nostra attività, la nostra missione in Brasile svolgiamo attraverso le scuole educazione e lavoro con la gioventù, missioni in varie comunità parrocchiali. Nei primi tempi della sua residenza a Santa Marinella si è occupato anche, assieme alle sue suore, di cercare i ragazzi e le ragazze della zona, allora del tutto priva di servizi comunitari, per raccoglierli in un luogo sano e formativo. E proprio qui ha operato come parroco e come educatore, ecco perché è stato rappresentato con un bambino che rappresenta un po' tutti i giovani che hanno voluto ricordarlo. Io penso che lui ha portato quella fusione armonica, organica, tra questi tre elementi, diciamo la vita carmelitana di preghiera, di contemplazione, e la vita missionaria, il cui frutto migliore è stata la congregazione da lui creata, e poi anche un altro aspetto che non bisogna trascurare, che è la formazione umanistica. Lui era un grande intellettuale, un uomo con una formazione a livello di lingue, a livello biblico, a livello teologico, un uomo di una grandissima formazione che però ha sempre trasformato quella formazione in un'attività missionaria. Dunque non è una formazione accademica isolata, ma una formazione che si converte, si traduce nella missione. È stato inoltre attento e zelante curato e poi parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo di Santa Marinella, spendendo in questo le proprie energie migliori in ogni circostanza. Sempre al servizio della comunità, un servizio di carattere spirituale, ma anche e soprattutto educativo. Anche le suore hanno continuato a portare avanti la sua missione, il suo spirito di servizio educativo ai giovani. C'è una strada intitolata al suo nome che in verità suona piuttosto singolare per quello che riguarda il suo cognome. Van Ehrenbemt è un cognome olandese, qua è difficilissimo da pronunciare, però se diciamo padre Lorenzo tutti sanno di chi parliamo. Il 5 ottobre del 1969 rientra nell'ordine carmelitano, emettendo una nuova professione religiosa nelle mani del priore generale.
gli viene concessa l'obbedienza di rimanere a Santa Marinella presso la casa madre delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. Quando ha fondato la congregazione delle carmelitane missionarie, per motivi legali, per motivi canonici, ha dovuto lasciare l'ordine, però lui è rimasto sempre carmelitano, carmelitano nel cuore, carmelitano anche nel carisma, nella spiritualità, carmelitanismo, carmelitanità che è venuta anche nella congregazione, proprio sono suore carmelitane, molto carmelitane. Dunque padre Lorenzo è rimasto sempre carmelitano, però nel 1969 lui è stato riammesso nell'ordine carmelitano e così alcuni anni dopo è morto come carmelitano 100% anche canonicamente. In quei tempi, adesso forse non si usa tanto questa espressione, però è morto sotto il mantello della Madonna del Carmine e ne siamo fieri come carmelitani che lui è morto proprio come un confratello dell'ordine. Padre Lorenzo è vissuto a Santa Marinella dal 1925 al 1977. Ha amato profondamente questa terra e la gente che l'abitava. Si è dedicato anima e corpo al popolo di questa città. Con una viva fama di santità, quale rivelazione dell'amore di Dio a tutti gli uomini ed espressione più profonda della sua bontà, passa serenamente alla casa del Padre il 7 ottobre 1977. Io credo che un riconoscimento che venisse dal Vaticano, dal Papa, dalle altre gerarchie sarebbe importante, perché sarebbe in qualche modo anche un riconoscimento di come questa comunità è stata illuminata da lui e dunque sarebbe importante per tutti noi anche in questo tempo. Sono ancora viventi persone anziane che sono state suoi allievi, sono stati suoi giovani, lo ricordano come una radice, come un tronco, come una quercia, come una grande presenza alla quale si sono appoggiati. Ma in un eventuale processo di beatificazione assolutamente l'ordine darebbe sostegno a questo processo e noi siamo convinti che una figura interessantissima come modello, come figura ispirativa per il Carmelo del XXI secolo, dunque l'ordine farebbe il meglio.